Donne di Viterbo, apri il mercato. Patate, patate novelle, patate fresche, venite gente. Venite a vedere i carciofi come sono fresche. Venite, farina fila fila. Patate fresche, venite gente. Che felicità, c'è qui nella città, e quanta bella gente che c'è. Chi c'è la roba che qui ti sfamerà, e ti rivestirà come vuoi. Chalet, gilet, parfum da soubrette, flaconi con eau de toilette. Tous les chiffons che danno un bon ton, e pisso per la tua guêpière. Qui si rivestirà tutta questa città, con frati questa mondanità. Più bella tu sarai, se ti rivestirai, come la più regina dei re. Se dai la me, per le tue soirée, o per il tuo bel décolleté. Nostri bijoux, per il tuo chignon, e lui ti dirà se si va. Non pensare che c'è povertà, non pensare ai tuoi guai. La ricchezza è la tua libertà, comprandoti quello che vuoi. Falla questa follia, comprati l'allegria e vieni a folleggiare da noi. Da questa città che si rivestirà con la ricchezza dei panni tuoi. Compra quello che vuoi, dacci quello che sai, prendi dei regolini anche noi. Vesti da riche, che se la richesse, la formula della jeunesse. Vesti la qua, la tua nobiltà, che in Francia si chiama noblesse. Vuole chiffon e si très charmant, soltanto sborsando l'argent. Comprando qua, comprando da me, ti vesti di felicità. Ma che felicità c'è qui nella città, e quanta bella gente che c'è. Qui c'è la roba che ti rivestirà, e ci rivestiremo anche noi. E ti vedremo belli anche noi, e ti vedremo belli anche noi. Donne, donne, venite, scenise tornata a tutto per la vostra bellezza, da far girare la testa ai vostri mariti e ai vostri amanti. Calze, ultima novità, così lunghe che vi arrivano fino alla coscia. E così leggere. Forza donne, abbiate il coraggio di essere belle. Chenise può consigliarvi su tutto. Volete una nuova pettinatura? Dei riccioli? Dei boccoli? E voilà! Due forcine, nessuno vi riconoscerà. Buongiorno signor, buongiorno signora Marzia. Maddalena? Ma questi chi sono? La famiglia del dottor Venerini, la famiglia del dottor Venerini. Il dottor Venerini è un eroe, ne ha salvata tanta di gente al tempo della peste. La signora è donna di fede. Ma la ragazza più giovane chi è? Rosa! Rosa Venerini! Studia, Orazio disegna e Maddalena posa.
Ferma! Stai ferma! Sono stanca. Devi farmi da modella. Me lo avevi promesso? Promesso? Mi hai ricattato. Basta, per me la posa finisce qui. E adesso fammi vedere. No, non è finito. Dammelo. Non ci penso proprio. Scusaci, Domenico. Scusaci. Non credo proprio che diventerai un pittore. Chiacchieri troppo e disegni male, malissimo. Buonasera, signora madre. Ma che succede? Nulla. Nulla. Bene, dopo aver fatto un po' di ordine, ci dedicheremo come tutte le sere alla lettura della vita dei santi. Chi ricorda di voi quale vita dei santi abbiamo deciso di leggere questa sera? Rosa, lo ricorda sicuro. Rosa, certo Rosa, dov'è Rosa? A leggere. O a ricamare. Ma l'avete vista? No. No. Non vorrei che fosse uscita con questo tempo. Uscita? Dicevo così per dire. Sarà in qualche angolo della casa. Sappiamo com'è Rosa. È bella. Bella. Sì. Ma sgangherata. Ma no. È spontanea, penso che... Volevi dire spontanea? Non puoi negare che è sgangherata. Mi preoccupa. È così fragile. Rosa, più strana rosa non c'è. No, pazza no, ma certo a modi strani. Cerca quella, bambini da salvare. E a testa in giù, cammina sulle mani. Forse perché non ha meglio da fare. Rosa, che strana rosa che sei. Signor padre, Rosa era qui, o meglio, eravamo convinti che fosse qui. Tu dovresti fare l'avvocato. E allora, papà? E allora ascoltate il mio cuore. A volte guarisce più l'amore che la scienza. Io voglio diventare come voi.
Rosa, Goffredo! Presenti! Ma è pronta la cena? Buonasera, signora madre. Rosa, pensavo che fossi qui in casa con i tuoi fratelli. C'è la lettura serale? No, era con me. Dovevo far visita a quella povera donna che abita appena fuori le mura con 7 figlie. Fuori le mura? Con questo tempo? Sì, Rosa mi ha chiesto il permesso di accompagnarmi e devo dire che si è comportata davvero molto bene. Si è presa cura di quelle creature. Ha preparato loro una minestra e poi ha raccontato loro una storia. Ma che storia era? La vita di Santa Giacinta Marescotti, così come me la racconta la zia Cecilia ogni giovedì quando vado in convento. Rosa, non ci si comporta così. È ora che tu le finisca con quelle stranezze. Sei grande abbastanza per avere comportamenti stravaganti per la reputazione tua e della tua famiglia. Viterbo è una piccola città e la gente ha tanto da dire alle tue stranezze. E ora a cena. E tu no. Ma io ho solo seguito il mio cuore. Chi lo sa che c'è in me e nel cuore mio? Che chissà perché c'è in me bisogno di Dio. Io lo giuro, non è colpa mia, seguo il cuore che mi porta via. Ma c'è chi non sa che il mio è un cuore di già so che c'è nel mio qualcosa del suo, un qualcosa che è solo poesia, che mi prende, che mi porta via, e vado via fra le di bellezza alla vostra vita. Dove sei stata? È giovedì, oggi è giovedì. E allora? Andate avanti. Sono stata a trovare la zia in convento. Almeno tu sei uscita. Casa nostra non è tanto diversa dal convento. Ma che dici? Dico che anch'io avrei voglia di divertirmi. Fuori di qui le ragazze come noi vanno ai balli, hanno vestiti con merletti
e calze lunghe con elastico per tenerle. Maddalena, a Parigi? Non nominare la terra del peccato, non fare l'ingenua. Le donne si colorano la faccia, si profumano, hanno scarpette coi fiocchi, vestiti scollati e sono belle, bellissime. E gli uomini si girano a guardarle quando escono lungo il corso. Ma quale corso? A Parigi c'è il lungo Senna. E vabbè, è uguale il lungo Senna. No. No, non è uguale. Qui non siamo a Parigi, ma a Viterbo. E le donne non portano tutte quelle cose che hai detto tu. Alcune ragazze della nostra età non hanno nulla. Noi siamo fortunate, abbiamo una famiglia e la signora madre si occupa della nostra educazione. Siamo ricche, Maddalena, te ne rendi conto? Sì, ma fuori di qui però. Fuori di qui c'è tanta povertà e ignoranza, te lo assicuro. L'ho visto io nelle poche visite in cui ho accompagnato papà. La gente soffre, c'è il ricordo terribile della peste. I bambini vivono per strada come animali. Nessuno pensa alla loro anima. Anzi, tutti li trattano come se non ce l'avessero un'anima. Ma noi che c'entriamo? Tu che c'entri? Maddalena, Rosa, venite alla festa di Santa Rosa? E chi lo sa, se fosse per la festa? No, sicuro, ma per la santa spero di sì. Viterbo è tutta in preparativi, guardate. Maddalena, Rosa, andiamo, la festa è già cominciata. Come sto? Sto bene così? Ah? Oh, Maddalena, ma sei bellissima. Rosa, ti sei messa il mio profumo? Sei un'ipocrita. Prima fai tanto la modesta e poi rubi il mio profumo. Ma sono una goccia, no? Siete pronti per la festa? Sì. Bene. Ma vi raccomando, non allontanatevi, non date confidenza agli estranei, mantenete un contegno degno che renda me e vostro padre orgogliosi di voi. Non ridete, non sporcatevi, non mangiate in pubblico e soprattutto non guardate negli occhi degli uomini. Rosa, che c'è? Che guardi? Nulla, mi sono slogata una caviglia. Allora chiamo il signor padre? No, è una sciocchezza, vedi, cammino. Maddalena, lasciami tranquilla, tu vai, mi passerai un minuto. Maddalena, Rosa, andiamo. È ancora lì? Ha un aspetto così carino e gentile e dolce. Oh mio Dio, mi sento male. Tu qui con me, solo noi, con la luna tutta sola qui per noi. Tu qui con me, tutti e due, con il cuore, e che cuore, qui per noi due. Che sogno che sei, che gioia mi dai, se tu mi amerai, per te volerei, volerei sopra il tetto del mondo, se tu mi amerai. Che sogno che sei, che gioia mi dai, ma piango perché non t'amerò mai, e se non mi
con me, solo noi, tu che tremi, forse m'ami se vorrai. No, non potrei, non saprei mai barare con il cuore che tu dai tutto a me. Non sbaglierò mai, non piangerai mai, non soffrirai mai, ma se chiedo il tuo amore, lo chiedo se tu mi amerai. Già soffri per me, già piangi per me, ed io qui con te a chiederti che se m'ami tu aiutami a dire. Perché tanta confusione? Il mio cuore ha perso la sua serenità. Signore Dio, cosa vuoi che io faccia? Metti ordine nella mia anima. Il Signore concede una grazia speciale a chi offre un sacrificio in un giorno di festa. Parli con me, Signore. Sì, parli con me. Un sacrificio. E se io faccio questo sacrificio, tornerà la pace nel mio cuore. Ad un uomo che ama me, ad un uomo che ama e soffre già per me. Io rinuncerò al respiro suo per me, ai suoi occhi che si tuffano nei miei. Ma sarò sposerà e sarò donna sua, soltanto sua, e più non amerò chi mi confonderà, e il mio cuore verso il cielo volerà, e sarò tornata, non vi abbandona, corpetti nuovi appena arrivati da Parigi. È tanto tempo che non passate, dove siete stata? Ma Bella, ma a voi cosa interessa? Oh Bella, io sono stata in giro per il mondo e ne ho viste di gente di tutti i tipi. Rosa? Signora, bentornata.
quella ragazza è una donna ormai. Dovrebbe cominciare a vestirsi un po' meglio, né? Beh. Dovreste pensarci voi. Sì, perché non è tanto male. Ha una bella figura slanciata, ma sta sempre tutta curva. Ha così le belle mani, ma si rosicchia sempre le unghie. Ha così i bei capelli, ma li tiene sempre chiusi in cuffie e cuffiette. Tanto vuol farsi monaca? Monaca? Ma no, ma no, ma che dite? O forse sì, non è il tipo però. Però anche classe. Ma no, 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 no. Non si fa monaca questa qua. Rosa, ma che fai? L'aiuto? Ti sembra il caso? Aspetta. Aspetta. Aspetta, perché vai via? Non fare l'ipocrita con me, Rosa. Ora lo sai benissimo. Sei una donna. Cerca di mantenere un contegno da signora. Hai ragione, Orazio. Sono una donna ormai. Sì, sì, sei proprio una donna ormai. Dai, dai un'occhiata, dai. Lasciatemi in pace. Una donna. Dovrebbe essere tutto così semplice. Signore Dio Padre, dammi il coraggio di essere quella che sono, senza tormenti. Ogni volta che incontro uno sguardo di qualcuno che soffre, ogni volta che vedo un bambino dagli occhi tristi, ogni volta che vedo una donna distrutta dalla fatica, so che devo fare qualcosa, che posso fare qualcosa. E cosa pensi di fare? Non so, pensavo... Coraggio, Rosa, a me puoi dire quello che hai nel cuore. Sì, lo so, voi avete le parole giuste per tutti. Il corpo e l'anima sono parte dello stesso individuo. Ah sì? E allora perché io mi sento divisa in due? Una parte di me sa di poter avere una vita serena come voi e la signora madre. E una parte di me si tormenta cercando qualcosa che non sa. Maddalena, Orazio, Domenico, tutti sanno cosa è giusto fare. Io sono confusa. Sei troppo giovane per decidere della tua vita. Aspetta! No, no, ho aspettato abbastanza. Ho 20 anni ormai. Devo fare qualcosa, prendere una decisione. Ci penso da tempo. Entro in convento. Zia Giacinta già lo sa ed è felice. Mi prenderà sotto la sua protezione. No, non credo che il convento sia la vita per te. Perché? Quella è la vita giusta per me. Mia piccola Rosa, questo lo sa solo Dio. Lasciatemi entrare in convento. Va bene, ma solo per un anno, per riflettere e interrogare il tuo cuore. Poi si vedrà. Grazie, padre, grazie. Quando non succede niente e quando tutto insieme. Cos'è successo? Quella povera figlia non ha fatto in tempo ad entrare in convento che le è morto il padre. Pace all'anima sua. Tempo mesi e Domenico si è ammalato. Pace all'anima sua. La signora non ha retto, eppure lei. Oh Madonna benedetta, pace all'anima sua. E Maddalena? No, Maddalena ha fatto un bel matrimonio. Io c'ero, sembrava un angelo. Orazio è diventato avvocato. E Rosa? Non lo sai, ha lasciato il convento. E poi, cosa state facendo? Stiamo preparando l'infiorata per la Madonna della Quercia. Per la Madonna degli appestati? Cara madre di Dio, non abbandonarmi.
Aiutami tu, che leggi il mio cuore. Aiutami tu, che sei la madre di tutto il mondo. Colma la mia solitudine. Sorreggimi nel mio cammino. Dai luce all'oscurità del mio cuore. Amen. Madre benedetta, aiutaci. Madre degli appestati, guariscimi. Vergine potente, liberaci. Madre benedetta, aiutaci. Vergine potente, liberaci. Oh Madonna benedetta, mi avete fatto male? No, niente, tutto a posto. Vi si è sporcato l'abito? Ma voi zoppicate? Zitta, non lo sai, padre Martinelli è zoppo. Dopo passo in canonica, prendo l'abito e lo lavo. Pensai a pregare la Madonna. Pensa per te, strega. Strega? A chi? Va, vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono Rosa Venerini, non ci conosciamo. La figlia del dottor Venerini, mi hanno parlato molto di voi. Dicono che vostro padre sia stato un eroe durante la peste. Infatti, mio padre è stato un grande esempio per me. Ma cercate l'eroismo? No, cerco il senso della vita. Dio ha preparato un progetto per voi. Non voglio la gloria. Io attendo le disposizioni del Signore. Ma non è più tempo di aspettare. Impegnatevi, lavorate e troverete la vostra risposta. Datevi dei compiti e una disciplina rigida. So bene che cos'è la disciplina. Che devo fare? Pregare, interrogarvi sulla fede, essere modesta, fuggire i peccati anche veniali e disporsi a ricevere i sacramenti. Spero nella sua grande bontà che un giorno sarò tutta sua e non cercherò altro che piacergli. Io posso aiutarti. Prova a rispondere a questa domanda. Cosa amo quando amo Dio? Cosa amo quando amo Dio? Le fanciulle che mi chiedono aiuto, le donne trascurate e usate, chi si prenderà cura della loro anima? A me il dono di poter organizzare la loro danza della vita e di sottrarle ai pericoli della povertà e dell'ignoranza. Io mi prenderò cura di loro, aprirò una scuola. Nella casa della signora Rosa Venerini sono invitate tutte le donne per recitare il rosario, soprattutto le bambine, alle 6 della sera. Ma ragazzina, ma mi vuoi rintontire con questo sonaglio? Lo devo suonare. Lo devo suonare ovunque, la signora Rosa me l'ha comandato. Invita tutte le donne a casa sua. Ma c'è una festa? Ma no, per dire il rosario alla Madonna Benedetta. Ma per me qui c'è qualcosa che puzza, eh. Ma non è strano questo invito? Io faccio quello che mi ha comandato. Un soldo mi ha dato e io lo faccio alle 6 della sera. Tutte le donne, soprattutto le bambine. Ah, quella Rosa. Ora che è una donna, piuttosto di pensare a pigliarsi un marito, pensa a fare la scuola per le femmine, con le preghiere. Ah. Un po' strano è, ma non troppo. È generosa, Rosa. Alle 6 della sera, nella casa della signora Rosa Venerini.
quella Rosa. E c'è il rischio che quelle pecorone ci vadano. È strana quella Rosa. Ma che succede? Donne, venite! Qui c'è merce a volontà. Venite, donne, venite! Rosa! Rosa! Porzia, Girolama, ma quanto tempo è che non ci si vede? Abbiamo sentito della tua iniziativa. E ci siamo dette, andiamo anche noi, avrà bisogno di aiuto. Sì, venite, benvenute. Ecco, pregheremo qui. Benvenute. La ragazzina ha detto che qua si prega la Madonna Benedetta. Sì, certo, sedetevi. Bene. Cominciamo in nomine Patris e Filii e Spiritus Sancto. Amen. Ave Maria. Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Aspettate, cerchiamo di andare tutte insieme. Certo, se il coro va insieme, arriva dritto dritto alle orecchie della Madonna Benedetta. Infatti, facciamo così. Io dico la frase di una preghiera e voi la ripetete. Ave Maria. Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Forse è meglio che pregate come fate di solito, a parole vostre. A parole nostre? Facilissimo. Oh, non mi fate fare figuracce. Uno, due e tre. Oremus, o Maria pulcra, amata e strepitosa. Oremus. Pater noster, qui es in celi, cu Madonna. Oremus, oremus, pregamus, cumque non stancamus. Corare et venerare et benedicere su corpus. Amen, 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 amen. Bene, bene, per oggi basta così. Alla stessa ora? Sì, certo, a domani. Rosa mi sembra scoraggiata. Non mi aspettavo una situazione del genere. Le donne di questa città sono ignoranti, non l'immaginavano. Pregano parole senza senso. L'importante è il cuore. È un linguaggio che non esiste. Insegnate loro quello che sapete. Sarà difficile cambiare le loro abitudini. Insegnate alle più giovani. Loro apprendono meglio. Sì, ma è necessario impegno, continuità, lezione, tutti i giorni. Sì, ci vuole una scuola. Ma fuori di qui, Orazio, lascia parlare lei Rosa. Tu sembri aver perso la ragione. Una ragazza di buona famiglia non si comporta così, non accoglie in casa i mendicanti. Sono donne. E allora in casa propria non sta bene, ma neanche per pregare. Ma non ti interessa quello che la gente può dire di me, che sono responsabile di questa famiglia e di te, che invece di occuparti della casa, perdi tempo inutilmente. Loro hanno bisogno di me e io di loro, Orazio, io l'ho scelto. Ma che cos'è che hai scelto? Di essere vicina a Dio. Dopo anni di confusione, io so che questa è la mia strada. Questo è ciò che Dio vuole da me. Io devo dedicarmi a queste donne, lottare per loro contro la loro ignoranza. Questa è la mia missione. Non in casa mia. Bene, farò meno di questa casa.
Rosa, c'è una vedova ricca. Una vedova ricca? Una donna? Sì, forse una donna può capire. Potrebbe addirittura finanziare la scuola, una buona soluzione alla tua iniziativa. La nostra iniziativa. Ma che bellezza un trasloco, se c'è da cambiare il futuro mio, c'è da arredare il destino tuo per arredarlo secondo Dio. Tavoli, sedie, banchetti qui, piatti, forchette, stoviglie lì, qua di credenze e fornelli qua, e dai l'otto di vino là. Ma dove metteremo tutta questa roba? La stiferemo certo anche in cantina. Forse sono proprio troppi quei bicchieri. Io lo dicevo che erano troppi già da ieri. Splendida casa le sembrerà, più della casa di un marajà. E per studiare ci studierò, e per pregare ci pregherò. I due scappelli mi piazzo lì, libri, scartoffie le metto qui. Gran soffitta si accenderà, e qualche topo si spamerà. Mi sa che è proprio veramente troppa roba. Sembra che andiamo ad abitare in Cina. Forse sono proprio troppi quei bicchieri. Io lo dicevo che erano troppi già da ieri. La nuova scuola qui nascerà, e le bambine radunerà. Buona saggezza per tutti noi, libri, speranza finché ne vuoi. Buona saggezza per tutti noi, libri, speranza finché ne vuoi. Buona saggezza per tutti noi, libri, speranza finché ne vuoi. Di dare inizio all'opera di Dio. Sì, è così. Le ragazze devono essere esperte in ogni cosa della casa, creative nell'organizzazione della famiglia. Inoltre devono almeno imparare a leggere e a scrivere. La cultura è necessaria per formare il cuore e la mente. Che ne pensate? Penso che quello che per voi sembra la fine della ricerca è solo l'inizio. La vostra scuola sarà durevole nel tempo. Sì, è vero. Preghiera, lavoro, dialogo e catechismo. Da queste virtù nascerà il mio progetto donna. La scuola per le ragazze del popolo è un'idea rivoluzionaria, ma non sarà un cammino facile. Tu sei molto forte, Rosa. Io non ho più niente da insegnarti. Ma cosa si è messa in testa? Che le donne del popolo sono ignoranti? Ma non serve la conoscenza per girare la cucchiarella! Eh no. Ora si è messa in testa di fare la scuola. Ma la scuola di che? Ma dalle femmine. Oh, Madonna benedetta! La buon'anima del padre si girerà nella tomba. E la buon'anima della madre nella tomba balla il saltarello. E noi non diciamo niente. Parla di far imparare a leggere e a scrivere. Quella Rosa ci vuol rovinare. Eh sì. Le salverò, ce la farò. Ma dove vai? Le bambine, ma cosa fai? Sbocceranno. Pazza che sei? Come fiori, ma che ne sai? Quando ci inventammo questa scuola mia, gli uomini dicevano, ma che follia! Donna torna a casa ad accudire i buoi e a fare da mangiare per noi. Gli uomini dicevano, ma dove vai? Restatene a casa e sappi solo che c'è una libertà che solamente hai, e di far l'amore con me. Ma cosa vuoi? Le bambine! Ma tu chi sei? Mi verranno!
fai solo guai. Sergio donne, ma quando mai? Torna ad occuparti del lavoro tuo, c'è da rammentare il pedalino mio. Alle nostre bimbe insegneremo che l'ignoranza è brutta quasi quanto voi. Apri la finestra e sbatti i panni miei, getta le illusioni, solo donna sei. Riempiremo il cuore a quelle figlie mie con l'amore nostro come vuole Dio. Quello che la gente dice me lo scrivo sotto i piedi. Maestre, maestre, una lettera per voi, arrivo dal vescovo. Sorelle, il cardinale Antonio Barbarigo? Proprio. Ci scrive alla molto illustre signora, la maestra Rosa Venerini, punto. Non ho che da dimostrarvi il mio grande giubilo e stima per il vostro santo servizio e con la presente volgervi l'invito ad aprire scuola anche a Monte Fiascone. Andar via da Viterbo? Viaggiare? Sì, per diffondere la nostra iniziativa. A noi il compito di educarle e educandole liberarle, a Viterbo come in tutti i paesi della Tuscia. Da oggi siamo maestre, non facciamo voti, ma li osserviamo come se li facessimo. Dobbiamo seguire, imitare, rivivere Gesù nel suo compito di maestro. Abbiate fede, egli guiderà i nostri passi anche lontano da Viterbo. Saremo donne dando il cuore a Dio senza alcun rimorso per noi. Saremo donne rompere pure a noi? Qui non si fanno scuole. Le femmine devono fare le femmine, lavorare nei campi tutto il giorno e la sera altro che rosario e libri. Sappiamo noi cosa dargli da fare. Via, o ci costringete a darvi una lezione. Li vogliamo belle e ignoranti. Hai capito, Zitella? Mi dispiace per voi, ma ognuno fa la sua strada e la mia passa per Ronciglione. E la mia passa per il collo tuo. Andremo avanti, sempre insieme noi, e nessuno ci fermerà. Saremo forti per servire Dio, per amarlo ovunque Lui vorrà. Donne, mettete pace nel vostro cuore. Pensa ai fatti tuoi, monaca. Non solo una monaca, solo una maestra. Siamo venute a Ronciglione per aprire una scuola per le fanciulle del paese. Non abbiamo niente da imparare, monache strane, e le bambine devono guadagnarsi il pane. Facciamo un patto. Voi permettete alle vostre figlie di venire a scuola. Durante la lezione loro fileranno la canapa. Il ricavato della vendita della canapa andrà alle vostre famiglie. Si guadagna bene, uno scudo al sacco. Affare fatto, monaca. Maestra. Maestra, quando comincia la scuola? È già cominciata. Primo compito, occuparsi dei genitori. A volte sono talmente presi dai loro affari che dimenticano cosa è bene e cosa è male. Ci vuole qualcuno che dica loro che non solo non si può uccidere, ma non si può neanche odiare. E bisogna saper perdonare. Bisogna saper perdonare. La pace.
Ha aperto 15 scuole alla testa più dura di un somaro. Tutta la gente prima la trattava male, ora le chiamano le maestre pie. Le bambine corrono da lei per imparare e si comportano come lei, e questo mi dà i nervi. Ora la gente le aspetta alle porte della città e di loro dicono: il canonico Ricciotti così si esprimeva con le maestre di Rosa. Felici voi che con si belli modi rendete glorioso il vostro sesso, ed emulando il paradiso istesso vi sapete acquistar eterne lodi. Anzi, con arti e con pensier divini voi tanto belle l'anime rendete, che sembran fiori nati al ciel vicini. Né sia stupore alcun se voi potete e sapete piantarsi bei giardini, quando una rosa fondatrice avete. Il mondo gira al contrario. Quando una donna non pensa a fare la femmina, ma pensa solo a aprire le scuole, solo attraverso l'educazione la donna conquista la sua dignità. L'ignoranza impedisce alla donna di conoscere i propri diritti, la propria il proprio ruolo nel mondo. Noi vogliamo eliminare l'ignoranza. Sono rimasta nel mondo, quindi non monaca, ma ho consacrato a Dio la mia vita per svolgere la mia missione. Rosa, non ti capisco, Lo so. La mia è una strada nuova: restare nel mondo, appartenere a Dio e servire la gioventù, le ragazze. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Un tempo forse, ora la mia strada è cambiata. Porta a Roma. A Roma. Se anche il Papa è dalla sua parte, divento musulmana. No. Papa e cardinali si faranno un sacco di risate, perché la Chiesa è un popolo guidato da soli uomini, non c'è posto per le donne. Una notizia straordinaria. Quale? La salvezza delle fanciulle ora prende dimensioni universali. Il Papa. Il Santo Padre Clemente XI oggi visiterà la nostra scuola romana. Il Papa potrebbe non approvare la nostra iniziativa. La Chiesa è sempre stata degli uomini. A nessuna donna è stato mai concesso di operare al di fuori del convento. Rosa, il Papa potrebbe rimproverarci per questo? Non lo so, ma forse è tempo che anche la Chiesa intraprenda nuove strade. Maestre, c'è alla porta un grande prete, tutto bianco! Ho sentito belle cose di voi. Lei, con la sua...
sua opera ci aiuta nella nostra. Con le sue maestre fa quello che non possiamo fare noi. Vi ringraziamo molto perché con queste scuole santificherete Roma. Ma la mia missione non è finita. Quando sarà compiuta, si realizzerà un cerchio massimo. Voi sapete quanto sono devota dell'Eucarestia. Ogni mattina alle 8 le maestre pie di tutto il mondo celebrano l'Eucarestia. E dal momento che il sole sorge, prima in India, poi in Italia, poi nelle Americhe, al nascere di ogni giorno le maestre uniranno nella comunione il mondo intero in un enorme cerchio d'amore in Dio. Brava! Cerchio d'amore sarà, circonderà tutti noi, ci abbraccerà, ci stringerà, ci condurrà dove vuoi. È il più bel cerchio che c'è, una catena di eroi, gente che dà, gente che sa che cos'è la verità. A Bombay, dalla Siberia al Perù, noi qui con voi, voi qui con noi, sei dentro al cerchio anche tu, un cerchio che ci farà figli dell'umanità, tu figlio suo, lei figlia tua, è il mondo che piace a Dio. La verità.
Brave, 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 brave. Si arriva subito, si arriva subito. Secondo me, Nico, dammi ancora un po' di volume qua. È l'ultimo di qua, un po' di volume a me questo, basta pure la musica. Secondo me gli ho vinto voglia di farne un altro. Allora, intanto che Giuseppina poi ci dirà qualcosa, invito anche Suora Enrica a venire qua con me un attimo. Suora Enrica, dove sei? Eccola qui. Passo la parola a Giuseppina intanto. Innanzitutto grazie. Innanzitutto grazie che siete arrivati. Siamo contenti di vedervi tutti qui. Ma la cosa che più ci ha dato gioia di stare insieme tutto questo tempo è che mi sono ritrovata sempre alla mia età con quelle della mia età a dover recitare nella scuola materna. Ho recitato con i piccoli, con i ragazzi del catechismo ho recitato, con i giovani ho recitato, mi mancava questa. E allora grazie perché siete venuti. Ecco, Suora Enrica, vieni qui in mezzo. Prego. Chi è Suora Enrica? Una maestra pia. Una delle tante, tante, tante figlie di Rosa Venerini. Di questa donna straordinaria di cui queste meravigliose donne ci hanno dato l'idea della grandezza di questa donna. Grazie. Grazie perché avete saputo tracciare il ritratto di una donna grande come Rosa con una freschezza e una giovinezza che veramente ha toccato il cuore. Quindi veramente grazie. Grazie perché ci avete dato l'emozione di conoscere una donna che si innamora della vita, che prova il gusto di amare e che per quell'amore dà tutta la sua vita. E questo grazie anche alla freschezza con cui avete saputo trasmetterlo. Avete terminato con Cerchio d'amore, questo grande e immenso mistero che è il Cerchio Massimo. Rosa non è una mistica, Rosa è una santa che ha avuto sempre i piedi per terra, ma nel momento ultimo della sua vita ha avuto quella che è stata l'unica visione di vedere quello che lei ha sempre avuto nel cuore, la certezza di un'Eucaristia che si andava realizzando in tutto l'universo. E lei in una visione ha visto questo immenso cerchio che abbracciava tutto il mondo e lei già sognava in questa Eucaristia che dall'Occidente all'Oriente, dal Nord al Sud, sì, dove Cristo donava la vita, lei già ci vedeva, noi maestre pie. E noi oggi, con trepidazione, abbiamo raccolto questo invito e abbiamo questa presenza. Qui ne celebriamo 25 di anni a lei, noi sono tanti, e sono veramente tanti, ma ne abbiamo 25, 30, 40, non solo in tutta Italia, ma veramente in ogni angolo del mondo, in India, in Africa, nel Cile, negli Stati Uniti, in Brasile, nell'Europa dell'Est, cioè quelle parti dove il grido, gli SOS delle donne, dei bambini, delle ragazze arrivano ai nostri cuori. Quel grido che Rosa ha sentito nel 1685 è lo stesso grido che cerchiamo di ascoltare anche noi. Chi ci aiuta a portare avanti questa missione? Abbiamo un'associazione che è Semi di Rosa. È chiaro, il nome di Rosa viene e si presta, il nome di un fiore, è bellissima quell'immagine di quella rosa che sboccia, che si apre proprio alla vita, no? Ecco, anche questa associazione ha voluto raccogliere questo grido e mettersi accanto a noi per poter aiutarci a vivere la missione, per poterci aiutare a realizzare i grandi progetti
di promozione umana nelle zone più difficili, nelle zone dove la donna ancora viene sfruttata, nelle zone dove i bambini non possono avere l'istruzione, non possono avere l'educazione. Ecco, loro ci aiutano in questo progetto. L'associazione Semi di Rosa, e chi fa parte di questa associazione? Tutti quelli che hanno buona volontà. Abbiamo volontari che partono, abbiamo invece persone che restano ma che ci aiutano a realizzare dei progetti, che fanno raccolte fondi, che si mettono insieme per pensare, per sognare. Quindi tutti possono partecipare. Ecco, speriamo che un giorno nasca anche qui, come dono di questi 25 anni di presenza, questo gruppo di persone che prende a cuore il cammino che Rosa ha iniziato, che diventiate anche voi, come tanti, amici di Rosa Venerini, amici delle nostre missioni, amici del nostro lavoro educativo che già accanto ai vostri sacerdoti state facendo. Quindi grazie veramente. Ricordiamo, il titolo era Rosa più strana non c'è, e possiamo dire che avete capito perché era un titolo così, perché era veramente una donna strana, ed è quella che la stranezza con cui forse anche le maestre pie, che in questi 25 anni si sono succedute nel tempo, probabilmente hanno portato in questa strane, vostra. Molto strane, eh? Ma la stranezza più bella che Rosa ci ha dato, la stranezza più bella che Rosa ci ha dato e ci ha insegnato, è quella che bisogna avere il cuore di Dio e lo sguardo di Dio. Questa, allora siamo strani tutti. Quando sappiamo amare con il cuore di Dio e guardare la nostra realtà che ci circonda con gli occhi di Dio, diventiamo un po' tutti strani. Quindi auguriamoci di avere anche noi un po' di questa stranezza, che qualcuno ci dica: ma sei strano, ecco, che sia questo. E grazie mille, grazie. E comunque gli attori per caso vogliono dire un grazie, sì, gli attori per caso, tutti siamo per caso. Qualcuno mi diceva poco fa, ma come ti è venuto in mente, perché ci hai messo in mezzo? Ma noi vogliamo dire un grazie a chi ha dato sfondo al nostro palco. Don Davide, che ha creato lo sfondo, che negli ultimi tempi è stato sempre ai microfoni e poi soprattutto tante volte ha scavalcato questo, venuto su dicendo: qui dovete fare così, qui dovete fare. Grazie Don Davide. Bene, grazie ancora a tutti, buon rientro, si può uscire da là, da qui e anche da questa parte. Buonanotte. Cerchio d'amore sarà.